Buongiorno a tutti. Oggi impareremo a inserire un'immagine su una voce Wikipedia che non ha immagini prendendola su Wikimedia Commons, l'archivio di file che serve tutti i progetti Wikimedia. Come prima cosa, dopo esserci loggati su Wikipedia con le nostre credenziali, cerchiamo una voce che ha bisogno di immagini. Io andrò a cercare qualcosa nella categoria cucina milanese. Vedo che ci sono diversi piatti e che la voce minestrone alla milanese non ha immagini. Fatto questo, apro un'altra scheda sul mio browser e vado su Wikimedia Commons. Ora, la parte più difficile di questa attività è trovare un'immagine che mi può essere utile su Wikimedia Commons. Un modo semplice per ovviare a questa difficoltà può essere scattare noi la fotografia che ci serve e caricarla su Wikimedia Commons tramite questo tasto sulla sinistra, carica, come descritto in un'altra attività. Invece, se vogliamo cercare una foto che c'è già, dobbiamo usare questo campo ricerca in alto a destra e ricordarci che Wikimedia Commons è prevalentemente in inglese, quindi cercare la nostra foto utilizzando l'inglese. Ad esempio, cercando una foto del minestrone, io potrei scrivere e vedere cosa viene fuori. Ecco qui, ci sono diverse zuppe di verdure, vediamo un po' se c'è il minestrone. Potrebbe esserci, magari andando nelle pagine successive, ma proviamo qualche altra ricerca. Milan. Eccolo qua. Minestrone zuppa, qui la prima fotografia che compare. Clicco sul titolo e mi si apre la pagina di questa fotografia dal titolo minestronesoup.jpg. Per vedere se ce n'è qualcun'altra, posso andare in fondo alla pagina. Questa è la categoria alla quale questa foto appartiene. Vediamo che è proprio la categoria minestrone e cliccandoci sopra apro la categoria minestrone che comprende tutte le foto del minestrone. Vediamo un po'. Ce ne sono molte. Io direi che voglio usare questa minestrone su 3. Apro la fotografia e copio il titolo. Dopodiché torno sulla mia pagina Wikipedia e la apro in modalità modifica Wikitesto. Bene, per decidere dove metterla, posso fare qualche prova e vedere come mi viene l'anteprima. Devo tanto posizionarmi nel punto di testo che penso sia adatto per inserire la mia immagine e poi scrivere parentesi quadra, copiare il nome della mia fotografia, barra verticale miniatura, barra verticale la didascalia che voglio che compaia sotto la mia foto. E poi chiudere le parentesi quadre. Per controllare la resa posso cliccare visualizza anteprima. Ecco qui e vedo che benissimo la mia fotografia appare nel punto corretto con la didascalia. Come aggiunta a questa attività, visto che in questa voce è già presente un template che richiede un'immagine, posso o decidere di inserire la mia immagine all'interno del template e non dove l'ho messa e a questo punto apparirà qui, oppure decidere di metterne un'altra. Decidiamo di metterne un'altra. Torniamo su Commons e
ovviamente non scegliamo la stessa immagine, torniamo sulla categoria minestrone e ne scegliamo un'altra. Ad esempio, questa. Come prima copio il titolo della fotografia, torno sulla mia pagina Wikipedia e dove c'è scritto immagine, però in questo caso senza file perché il template funziona così. Vediamo se è vero, se è giusto quello che ho fatto. Sì, benissimo, quindi appare nel template e poi appare anche una fotografia sotto. Oggetto, pubblica le modifiche. E abbiamo imparato come aggiungere delle immagini alle voci Wikipedia.